L'idea fondamentale di questo progetto è trattenere le acque compromesse che attualmente vanno in mare nei momenti più critici di pioggia. Per cui realizzando le vasche, come da manualistica idraulica, realizzando queste vasche si trattiene questo materiale e poi si invia alla depurazione nei giorni successivi. E in questo modo quello che va in mare sono acque pulite, sono acque bianche, cioè passano sempre attraverso le fognature, però in buona sostanza è materiale prevalentemente piovoso, in cui c'è una minima frazione di acque nere, ma di un'entità infinitesima rispetto a quello che succede adesso. Quindi in buona sostanza il progetto verte su fare delle vasche che trattengono questo materiale nero e che lasciano il resto andare tranquillamente in mare. Questo progetto quindi verte su una vasca, ma non solo. Ipotizza un sistema. In questo sistema c'è anche poi l'immissione in mare attraverso le condotte sottomarine delle acque bianche che eccedono appunto le vasche di laminazione, proprio perché essendo sempre presente una minima frazione di nera, questa parte è meglio mandarla al largo. E il piano delle fognature già prevede questa condotta di 800 metri, quindi io la ripropongo come una soluzione intelligente. Un dato interessante è che esiste una cosa molto bella, ed è un biofiltraggio, dei biofiltri che possono essere apposti al termine di questa condotta sottomarina per poter fare un ulteriore filtraggio di quello che va in mare. Questi biofiltri sono stati realizzati, è un brevetto studiato dall'Università di Genova e attraverso dei banchi di mitili apposti subito appena all'uscita di queste condotte sottomarine garantiscono proprio un filtraggio. È una tecnica depurativa approvata dal Ministero, quindi in aggiunta al fatto che sono acque fondamentalmente bianche, questo ulteriore filtraggio posto a mare delle condotte sottomarine garantisce una qualità ancora maggiore. Da ultimo, il sistema prevede un terzo elemento, che è il collegamento con il depuratore di Riccione. Perché questo è possibile? Perché la particolarità di questa vasca è che si sviluppa linearmente lungo la costa, a ridosso del lungomare, proprio in adiacenza del muro del lungomare. Questa vasca viene insabbiata a una profondità di 3 metri e quindi, essendo lineare, dal porto canale di Rimini arriva fino ai confini di Riccione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che queste acque che noi tratteniamo, queste acque miste che noi tratteniamo e che non mandiamo più in mare, che mandiamo alla depurazione, a questo punto possiamo, per una parte che si riterrà più opportuna, una volta effettuato il collegamento col depuratore di Riccione, si potrà mandare al depuratore di Riccione. Ovviamente il depuratore di Riccione andrà potenziato, ma questo potenziamento sarà totalmente vantaggioso. Perché? Perché ciò che io attualmente mando al depuratore di via Marchese e domani al depuratore di Santa Giustina è un materiale che fa 12 km di tubazioni in contropendenza, cioè oggi come oggi le acque nere che io accumulo a Miramare arrivano in via Marchese e domani a Santa Giustina. Questo vuol dire migliaia e migliaia di metri cubi che fanno chilometri di condotte in contropendenza. Si deve pensare che il depuratore di Santa Giustina è a quota più 24,7 metri lineari dal livello del mare, cioè esattamente da dove arrivano le fognature. Quindi immaginate la quantità di energia che
allo stato attuale e soprattutto ancor più domani dobbiamo utilizzare per attivare questi sollevatori che attraverso delle condotte in pressione inviano questo materiale fino all'entroterra di Santa Giustina. Per questo parlo di sistema, perché è un sistema che cerca di fare tesoro di tutte le risorse che abbiamo già a disposizione. Tra queste risorse abbiamo, come abbiamo detto, la vicinanza del portore di Riccione, che ovviamente andrà potenziato e che non possiamo più pensare come una realtà autonoma. Cioè, queste infrastrutture depurative non possiamo pensare appartenenti a ogni singolo comune, perché i bacini idrografici non hanno comuni, i bacini idrografici sono a livelli territoriali. In questo senso si capisce, per esempio, il depuratore di Bellaria, che allo stato attuale è prevista la dismissione per collegarlo al depuratore di Santa Giustina di Rimini. Quindi si capisce che già è in corso una visione a livello territoriale delle infrastrutture depurative, quindi a maggior ragione va pensato anche in questi termini ciò che avviene nei comuni vicino a noi come Riccione. Il dato interessante di questo progetto è l'economicità, la velocità dei tempi e il fatto che si integri perfettamente con le infrastrutture esistenti. Velocità perché si colloca questa vasca nella sabbia, subito a ridosso del lungomare, quindi verrà coperto con una duna, già prevista peraltro dal piano dell'Arenile, e questa infrastruttura avrà un costo contenutissimo, parliamo di meno di 200 euro a metro cubo, contro i 600 euro a metro cubo attualmente previsti per la realizzazione di questo tipo di opere. Ma questo per il semplice fatto che viene realizzata nella sabbia, dove tutto è più semplice, non abbiamo pavimentazioni da rompere, non abbiamo fognature da spaccare, non abbiamo palazzi da puntellare e non ha disagi sociali. La brevità dei tempi, perché prevedo che questa tipologia di laminazione di vasche, di raccolta di acque appunto, possa avvenire in 200 giorni lavorativi, vuol dire in due inverni. In un primo inverno potremmo mettere in sicurezza con questa vasche il bacino dell'Auso, che è il maggiore dei problemi che abbiamo sul lungomare come sversamento in mare, e in un secondo inverno la parte terminale di Rimini Sud, che andrebbe a intercettare il canale del Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella. Quindi costi contenuti, abbattimento dei tempi e perfetta integrazione con le infrastrutture esistenti, con le fognature e gli impianti di sollevamento esistenti.